E oggi una delle parole più ripetute è quella della creatività. Lei ha detto poco fa che bisogna, se ricordo bene, trovare un atteggiamento creativo. L'atteggiamento creativo però in questo libro è proprio un senso intimo di scoperta. Ecco, la creatività più forte è quella che non è affidata agli uffici stampa, quella che non è Ah, gridata, quella che non è alla moda per capirci, ma è qualcosa che ha la fatica dentro la creatività. alludevo, in realtà probabilmente non sono, sicuramente non sono un buon oratore, ma credo di aver scordato allora di dire qualcosa, ma alludevo esattamente a quello, cioè al trovare anche nelle cose quotidiane, lo straordinario nell'ordinario. Sì. Ecco, sì, a cercare una sintesi. Ecco, a proposito di Questo. sintesi, lei, io sono nella pagina che ha la copertina di Genesi, no? Sì? A proposito di sintesi, di creatività, ecco, sicuramente utilizzo delle parole sbagliate che non sono del mestiere, per cui ho semplicemente la curiosità che un po' mi guida. Ecco, per arrivare a questa sintesi, per esempio, questa sintesi grafica, no? Della copertina di Genesi. Oggi come oggi si può pensare che sia una cosa veloce, invece, ritornando proprio al tempo, alla preparazione, alla genesi anche di un marchio, di un progetto, come può essere quello della creatività di una copertina di un disco, non è una cosa veloce, no? No, si dice, si usa dire che l'intuizione è la più lunga dell'incubazione, è la più lunga dell'incubazione, è il risultato della più lunga delle incubazioni. Quindi io credo che indagare sui meccanismi, no, che portano a sintetizzare qualcosa, a trovare una serie di corrispondenze che fanno nascere un'intuizione, appunto, sia un terreno terribilmente pericoloso. Ci si può girare intorno e si possono dire una serie di cose per capire se poi queste ancora una volta si collegano da sole e ci danno come regalo, no? Una spiegazione. Questa cosa riguarda però anche un atteggiamento molto semplice. Esiste un meccanismo associativo che è molto ordinario, che può essere anche, anche eccezionale, eccezionalmente sviluppato e essere anche accompagnato dalla capacità di produrre un bello stile, no? Degli elaborati. Questo è un modo di fare. Però è anche molto ordinario, cioè le associazioni che si fanno da sole. E poi invece c'è un atteggiamento un poco più adulto che in qualche modo cerca di spostare un po', usando l'attenzione, quello è lo strumento, no? L'osservazione e l'attenzione. Cioè guardare il mondo guardando se stessi che guarda il mondo. Ecco, questo lo diceva Steinberg, Saul Steinberg, il grande artista. Credo che questa sia un po' la differenza, che va oltre lo stile, che va oltre, diciamo, le soluzioni un po' ordinarie, che sono quelle anche molto belle spesso, no? Dell'advertising, della pubblicità, appunto. Però se si ha a che fare con argomenti, io principalmente sono un grafico editoriale e faccio copertine di libri e cose di questo tipo, se si vuole, se si lavora, se si è attivi in un ambito che ha a che fare con la scrittura, ad esempio, con altre composizioni di tipo artistico, bisogna essere un po' più. Impegnarsi un poco di più e lasciare da parte quelle che sono le associazioni più immediate. Un grande designer americano, Chip Kidd, dice, non, ci ricorda, no, non bisogna mai scrivere mela sotto una mela, si capisce già che è una mela, bisogna scriverci qualcos'altro per innescare un processo narrativo, ad esempio.
Tanto per fare un esempio immediato ai nostri ascoltatori, quello che ha fatto Magritte, ecco, è lo stupore, non per creare stupore, ma è veramente qualcosa di inatteso. Francesco Messina, in questo libro troviamo molti nomi di musicisti, Roberto Cacciapaglia, Yuri Camisasca, Alice, Carla Bissi, e credo che la presenza, per esempio, di Alice sia stata una presenza nel mondo della musica, lo è tuttora, in una maniera molto rarefatta, no? La sua è una presenza, è un gioiello, per dire, per prendere, per rubare il titolo a uno dei suoi dischi. Tra l'altro, personalmente trovo una delle più belle fotografie di Alice, quella fatta da Antonio Guccione. Credo che veramente sia stato veramente molto bravo a cogliere quell'essenza magica di contemporaneità e anche di molto passato attraverso queste immagini. Il libro vive anche di molte immagini e sono anche queste da leggere insieme con le parole. Abbiamo parlato per esempio di Alice. Come Alice attraversa il vostro progetto, Francesco Messina? L'abbiamo conosciuta entrambi, non ricordo l'anno esattamente, perché Franco aveva un contratto con la EMI e aveva già avuto i primi successi e la EMI pensò di affidare la produzione a lui di un nuovo album, di un rilancio, perché lei aveva già fatto un paio di dischi con altri produttori, con altre case discografiche. E il caso volle che una sera, pur non conoscendola ancora, Franco mi chiamò a casa sua, dice: "Guarda, lavoriamo un po', devo consegnare un brano per questa cantante domattina, non ho ancora delle idee, eccetera. Mettiamoci lì, vediamo se anche tu hai delle idee, qualcosa." Io mi metto lì e comincio a fare. Sono autodidatta, sono un asino fondamentalmente, musicalmente, anche se ho prodotto un sacco di dischi. Mi metto lì e comincio a suonare quello che avevo in testa in quei giorni, cioè un arpeggio per un brano minimale che volevo incidere per mio conto. Franco lo sente e dice: "No, ma su questo costruiamo qualcosa, un tempo irregolare che però dopo un certo ciclo, un numero di volte ritorna regolare, fa questa potrebbe essere una cosa." E da questa piccola cosa ha costruito Il vento caldo dell'estate, che poi è diventato un successo molto importante, e quella fu la partenza, no? Poi Franco costruì il suo grande successo per il brano, il singolo per Elisa, e produsse altri album. Lei vinse Sanremo, eccetera, così andarono le cose. Invece, dal punto di vista personale, poi ci incontrammo con l'artista, eccetera, e mentre stavo lavorando per lei esattamente 30 anni fa, nacque qualcosa fra noi, per cui sono 30 anni che condividiamo la nostra vita, e la vita privata e anche quella professionale, perché sono stato fortunato ad avere la possibilità di seguire anche le sue produzioni musicali da quel giorno ad oggi, praticamente. In questo libro, ha citato poco fa Francesco Messina nel corso di questa conversazione, anche la presenza di una casa editrice, l'Ottava. Ecco, mi rendo conto che non parliamo molto della musica di Franco Battiato, ma parliamo di lui parlando d'altro, e in questo altro ritroviamo lui, ovviamente anche in questa esperienza, a dir poco singolare e altrettanto straordinaria, proprio dell'Ottava. Tant'è vero che il capitolo dedicato a questa esperienza editoriale l'avete intitolato Qualcosa di molto personale. Dico l'avete proprio perché
era un qualche cosa di profondamente Sì. vostro, no? È talmente magico che già nella immagine, quella di Michel Thomason, che lei mette in apertura del capitolo, già intravediamo quella luce, quella magia che poi si è spenta. Sì, io uso un gioco di parole un po' ignobile, dico l'ottava non lotta più da quando l'abbiamo chiusa, ma era impossibile sostenerla perché bisogna essere del mestiere. A Milano si dice Ofelei fa il tuo mestiere, e quindi ha presente quelli che ogni tanto dicono, beh, era una cosa molto anni 80, 90, basta con la civiltà dei consumi, basta con la vita così, apro un ristorante, no? Vendo tutto e apro un ristorante. Ma aprire, gestire un ristorante è una delle cose più difficili che ci siano. Per cui anche noi ci eravamo un po' comportati così. Avevamo delle idee, volevamo tradurre e pubblicare delle cose che ci interessavano e volevamo condividerle, fedeli al principio che se si scopre una cosa bisogna farla scoprire ad altri, no? Credo sia una catena virtuosa. Molto positiva, no? Le scoperte non vanno tenute per sé, ma vanno fatte conoscere a più persone possibile. È solo così che può esserci un'idea E qual è di stata invece progresso. la difficoltà, Francesco Messina, in questa edizione, l'ottava, del far conoscere questi autori che voi andavate scoprendo di nicchia in nicchia? Sì, anche perché Franco era un po' al culmine del suo successo. La voce del padrone aveva venduto più di 1 milione di copie e quindi la casa discografica, la sua casa discografica, la EMI in quel caso, fu molto gentile a pubblicare i dischi, perché l'ottava, era. Diciamo, comprendeva due dipartimenti, quello dei libri e quello della musica, quello dei dischi. La EMI pubblicò i dischi e Longanesi si fece carico della distribuzione, non degli oneri, non delle spese, solo della distribuzione. Entrambe le compagnie furono molto gentili, per amor del cielo, molto corrette, però è chiaro che cercavano più che altro di accontentare, no? Le richieste di un artista importante che dava loro grandi risultati, eh? Però tra questo ed essere convinti di quello che si distribuisce è molto diverso, per cui l'ottava soffrì un po' questa condizione, di cui all'inizio rispetto alla quale non c'era stata molta attenzione da parte nostra. Oh, che bello, ce li pubblicano, ce li distribuiscono. E avanti. Ma non poteva Però finire così. è un mestiere, cioè, l'abbiamo imparato dopo. È un mestiere che va fatto con competenza, con conoscenza, con esperienza, appunto. E quindi io credo che se rifacessimo oggi, se rimettessimo in piedi un'operazione del genere, lo faremo, credo, con lo stesso entusiasmo, ma con un po' più di accortezza. Perché che Io cosa ci misi molto manca? lavoro, ma Franco ci mise anche un bel po' di capitale. Sì. Ma siamo felici entrambi, Franco lo so, è felicissimo di aver investito in quella direzione. Francesco E poi Messina, sa come nella vita sì. si dà da una parte e si riceve da un'altra. Non sempre si riceve dalla stessa parte in cui ci si mette qualcosa. I conti tornano alla fine, non ci sono problemi.
alla fine, e non parlo di denaro. Certo, sono conti anche morali, sono poi quelli di valutazione, sì, di qualità, sì, e così via. E poi quelli in ogni modo ci aspettano al varco. Al fine di questo libro, Francesco Messina, per riprendere proprio le parole che dicevo poco fa di questo passato, lei scrive: ecco cosa mi manca oggi di questo.